L'avevo chiesto al professor Consorti, Università di Pisa, che è altra sede partner del Master, di svolgere un ruolo un po' diverso da quelli, da quello dei relatori o comunque di coloro che vi hanno portato dei contributi su determinate aree tematiche, e se naturalmente d'accordo a fare un po' da discassa da ciò che ha sentito. Se naturalmente d'accordo, se no, massima libertà come al solito. Vi ringrazio molto, non voglio approfittare della vostra pazienza. Il mio ruolo vuole essere anche un po' un ruolo di testimonianza del lavoro che abbiamo fatto dentro il Master come Università di Pisa, e non anche per il tempo del quale, come vi ho detto, non vorrei abusare, non farò citazioni delle cose che sono state già dette stamattina, ma vorrei soffermarmi sostanzialmente su un punto soltanto, che mi pare possa far emergere il tipo di approccio che come gruppo dell'Università di Pisa, che ha lavorato su questo Master, abbiamo cercato di rendere evidente anche nel Master, vale a dire la centralità del conflitto. Il tema del conflitto è stato, mi pare, richiamato in maniera a volte esplicita, a volte implicita, dentro tutti questi meccanismi dei processi di partecipazione, in particolare anche nelle amministrazioni pubbliche e nella politica pubblica, no? L'amministrazione pubblica è particolarmente tributaria della politica. In questo senso il gruppo di Scienze per la Pace, che è il centro dell'Università di Pisa, che ha gestito per conto dell'Università la parte del Master, in collaborazione o perlomeno se non altro in continuità con il gruppo dell'Università per Stranieri di Siena, si è occupata in maniera specifica di un tema che è effettivamente secondo me molto grosso, che riguarda l'integrazione degli stranieri, e guardando proprio agli elementi di conflittualità che sono legati dentro ai processi di integrazione degli stranieri. Ora, noi abbiamo usato gli stranieri come punto di riferimento anche per trovare qualche elemento concreto nei confronti degli studenti, ma il tema si apre in maniera più larga nei confronti di tutte quelle dinamiche sociali in cui si ha a che fare con conflitti, in cui potremmo chiamarli asimmetrici, in cui c'è una parte che soffre anche della maggiore difficoltà di aver voce e di partecipare in senso lato. Qui mi pare che ci possano essere forse un paio di riflessioni. Uno è come lavora la pubblica amministrazione e anche la politica normalmente dentro questi problemi, e mi pare che ci siano un po' le due logiche che a volte emergono. Una è stata già detta in maniera esplicita stamattina, cioè questa logica di governo autoritario nei confronti del conflitto che nasce specialmente rispetto alle comunità straniere, dove c'è una sorta di esclusione sostanziale della partecipazione. Anche quando si creano dei meccanismi di consultazione, ecco, questi meccanismi di consultazione sono spesso meccanismi che tendono a raffreddare il conflitto. Tra l'altro, in questi punti di riferimento, le consulte per gli stranieri, cose di questo genere, e qui vale il discorso che faceva Isernia, insomma, partecipano stranieri di un certo tipo, cioè quello che sono generalmente anche un po' dentro diremmo atteggiamenti di carattere politico, ecco, di rappresentanza delle comunità. Sono assenti le persone che probabilmente potrebbero lavorare di più in questo contesto per esprimere il loro parere. Questo riguarda la pubblica amministrazione, e anche per il timore della pubblica amministrazione di affrontare magari temi delicati, e riguarda anche la politica, che generalmente si accosta al tema del conflitto con le persone, io dico gli stranieri, ma come ho detto, diciamo, con le comunità più deboli, in una logica normalmente di mediazione. Questo è un altro tema che secondo me potrebbe essere messo al centro dell'attenzione, vale a dire l'idea che la mediazione sia ciò che serve per la partecipazione e più esattamente ancora per la gestione dei conflitti. Questo non è detto che sia sempre vero, perché la mediazione richiede normalmente la partecipazione di un terzo, sarebbe l'esperto, e non sempre la partecipazione del terzo mediatore esperto aiuta le parti, gli attori del conflitto, a partecipare dentro il conflitto e quindi anche a trovare i modi non tanto di soluzione del conflitto, che gli studiosi del conflitto sanno che una soluzione in senso stretto non c'è, ma i modi di gestione del conflitto. Mi pare che conclusivamente, ecco, quindi non vorrei farvi perdere troppo tempo, mi sembra che qui c'è un problema anche che gli studiosi, che la Pisa Research in particolare, ma gli studiosi delle tematiche del conflitto portano al centro ancora una volta la loro attenzione, e sono un po' la dimensione della creatività.
Ecco, la creatività come idea di soluzione, quando il dottor Zagni dice la capacità di sorprendersi, in fondo la capacità di sorprendersi è buona se è creativa, perché uno potrebbe restare anche di fronte alla sorpresa basito, dice oddio adesso non so che fare e fuggire. La capacità di sorprendersi è una buona cosa se uno riesce a trovare gli strumenti con cui può rispondere in maniera creativa e rispondere alla sorpresa magari creando altre sorprese, insomma si va di sorpresa in sorpresa. L'altro elemento che mi pare, è veramente questo l'ultimo, che volevo considerare insieme a voi, è una logica, ecco qui vale anche un po' la mia deformazione professionale da giurista, però la logica per la quale sembra che tutti questi processi partecipativi, quando sono dentro le istituzioni, debbano seguire appunto procedimenti pubblici e anche quindi una logica giuridica, in qualche modo il diritto la fa da padrone in sostanza. Ecco, qui mi pare che c'è un altro punto da prendere in considerazione, vale a dire la differenza tra la centralità dei diritti rispetto alla centralità degli interessi. Mi pare che la logica, così potremmo dire un po' più tradizionale, anche un po' rispetto alla slide che mostravi tu, è una logica in cui il diritto è anche procedurale e sostanziale, insomma deve mettere insieme come si fa per riconoscere i diritti. Questo probabilmente soprattutto nei confronti delle persone marginali, penso ancora una volta gli stranieri come prototipo di questo gruppo, non funziona molto, perché noi abbiamo imparato anche ad attutire i loro diritti rispetto ai diritti degli altri e quindi a non considerare più quelle che altrimenti sarebbero diritti, no? Come dei veri e propri diritti. Vale anche qui un esempio macroscopico, il fatto che lo straniero è un clandestino, sostanzialmente non ha diritti, quindi non ha quasi neanche più la capacità di godere dei diritti umani. Ecco, cosa significa partecipare in questo senso e rientrare in politiche partecipative dentro questi meccanismi? Mi pare che la possibilità, se non altro, di ammettere che dentro un conflitto e quindi anche dentro un processo partecipativo possano essere considerati soprattutto gli interessi e non soltanto i diritti. E a questo punto anche l'idea, potremmo così dire, del bene comune, ecco, non è più sempre in questa logica vinci-perdi, uno vince e l'altro perde, che è la logica tradizionale, anche quella che poi porta alla mediazione rispetto al vincere un po' meno e al perdere un po' meno, ma insomma sempre uno vuole uscire un po' più vincente e un po' meno perdente degli altri. E qui esiste invece una dimensione più chiara del fatto che si vince e si perde tutti insieme. Mi sembra che nei processi partecipativi, in linea di principio, sono altro in linea teorica, l'idea di una mentalità cooperativa, ecco, che porta a trovare la soluzione e la decisione nella misura in cui si debba decidere qualcosa, non sempre il processo partecipativo deve portare a decidere, ecco, può anche essere di per sé utile e proficuo, fecondo, aver attuato un processo partecipativo anche con una decisione che tarda magari a venire. Mi sembra che queste possono essere anche, spero che possano essere stati i punti più significativi dell'approccio che dal nostro punto di vista abbiamo cercato di dare al Master. E spero che possiamo continuare quando accadrà. Grazie, grazie a voi. Allora, a questo punto possiamo fare la nostra pausa. Chiederei all'amico Daniele Menozzi oggi pomeriggio di fra poco, 14:30. Innanzitutto chiederei a tutti noi di essere puntualissimi. Siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo cercato di recuperare, grazie allo sforzo di tutti. Ringrazio in anticipo Antonio Floridia perché gli ho chiesto di comprimere il suo contributo. No, perché sorridete? No. Perché non è facile, ma insomma, dato l'affetto e la stima che ci lega, sono convinto che ci riusciremo. Abbiamo poi due comunicazioni di Massimo Alulli e di Rena Fichet, che immagino anch'esse impegnative, pregherei anche loro di rimandare a testi scritti e di concentrarsi al massimo. Perché tutto questo? Perché vorrei che non ci fosse, ve lo dico con grande sincerità, una dispersione della nostra platea, già non affollatissima ma comunque consistente di attenzione e di curiosità, al momento in cui avremo una discussione che credo possa essere interessante. Non vorrei avvenisse fra pochi intimi, che è il rischio che corriamo nella discussione fra Salvatore Settis ed Enrico Rossi, se per caso dobbiamo procrastinarla di un'ora o cose di questo genere, perché poi tutti voi, come tutti noi, abbiamo e avete gli impegni che ciascuno ha. Quindi ricominciamo puntuali 2:30, darei 5 minuti
perché un caso anch'esso interessante, al gruppo che si occupa delle apuane, tema di cui abbiamo molto parlato anche in sede di piano paesaggistico. Darà la parola Daniele Menozzi ad Antonio Floridia, che prego di contenersi in un quarto d'ora. Massimo Alulli e Elena Fichet, se ci stanno, in 5-6 minuti accennano fondamentalmente a ciò di cui i loro paper o comunque i loro contributi si occupano. La pausa caffè vedremo. E comunque alle 16 comincia questa discussione. Grazie per ora.